diverse televisive, aspettiamo un attimo prima di sentire secondo le parti. Allora, costruiamo prima le parti. Manganaro Fabio, presente. Avvocati Roberto De Vita e Valentina Guerrisi. Buongiorno. Entrambi. Per la persona offesa, Natale e l'auspicabile Cristian, avvocato Petrelli. Vicino a me, avvocato Fabio Alonzi. Fabio Alonzi. Con la Z. La persona offesa sta per salire, quindi perché è detenuto per altro, quindi stiamo aspettando gli arrivi. C'è una richiesta. Ah, sì, c'è una richiesta da parte di Rai 3 di riprendere quest'udienza, se ci sono questioni, anche in relazione poi a singole. Per la difesa nulla. E poi quanto riguarda la ripresa in video, volevo un attimo parlare con il ragazzo per spiegargli. Vabbè, ok, quindi per adesso, per la difesa dell'imputato nessun problema, l'imputato ha problemi a essere ripreso in viso. Benissimo, poi sentiremo ogni singolo testimone se ha questi problemi e aspettiamo che arrivi allora Natale. Oggi veniva. Posso parlarci io quando? Sì, 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 sì. Non c'è problema. Oggi veniva per sentire i testi del PM Nicasio Lo Russo e la persona offesa Natale. Nicasio e Lo Russo ci stanno? Cioè Nicasio per Lo Russo ha un certificato medico giudice. Sì, Nicasio? È fuori? Sì. Prima. Nicasio, lei ha problemi eventualmente ad essere ripreso in viso durante le riprese, così? Sì, non vuole essere ripreso. Quindi sappia che il test Nicasio non va ripreso in viso, va bene? Quindi aspettiamo che arrivi Natale. Giudice, c'era un'altra questione che forse potrebbe essere da me prospettata in questo momento. Dunque mi aveva esortato a consegnare, se possibile, la copia forense del sì, perché c'era quella variale. Allora, la procura non dispone di questa copia forense che è stata prodotta al dibattimento nel distinto procedimento 33317, cioè quello relativo all'omicidio del vice brigadiere. Quello in corte d'assise. E adesso è in corte di appello. Corte d'assise. È stato messo il dispositivo di sentenza, ma non la sentenza, quindi è nella disponibilità. E finirà in Cassazione successivamente. È nella disponibilità della corte d'appello in questo momento, quindi io non ne posseggo. Questo volevo rappresentare, poi contraddittorio. Se la riteniamo è assolutamente indispensabile, poi ai fini del decidere sarà il tribunale direttamente a richiederlo alla corte d'appello, la copia. Sì. La copia della copia. Però credo che possiamo procedere anche senza poi verificarlo più in là. Questo bisogna vedere la difesa. Prego, avvocato. Presidente, poiché la richiesta originava da noi, certo. Penso, come anche ben suggeriva l'avvocato di parte civile, che sia possibile chiedere la copia dell'acquisizione forense fatta. Si tratta di un CD che sarà presente in corte d'appello, quindi noi non siamo direttamente facoltizzati, dovremmo fare una richiesta ex 116, ma tanto la parte civile, tanto il pubblico ministero hanno immediato accesso, perché a quel punto è semplicemente la copia di un CD. Non allora è cominciamo a scrivere questa ordinanza, ok, risolviamola per le vie brevi. È un hard disk comunque, sì, mi pare che fosse un hard disk. No, ma anche un hard disk, mettiamo noi a disposizione quel che serve, ma è semplice, è una copia banale. Vabbè, lo facciamo all'ufficio. Allora, il tribunale, grazie giudice, ritenuto che il pubblico ministero ha segnalato, era il cellulare di Andrea Barriale, che è la copia forense del cellulare di Andrea Barriale, è stata acquisita agli atti del dibattimento instaurato nell'ambito del procedimento numero 333, scusi giudice, 1719. 3317 333. Ah, 333 1719 RGNR Procura RGNR Roma. Sì. Che attualmente si trova in stato d'appello davanti alla Corte d'Assise d'Appello per la redazione dei motivi della sentenza.
chiede che a cura della cancelleria venga disposto, venga richiesta copia informatica della citata copia forense. Avevo bisogno di assistenza dall'ufficio di procura però per la materiale, credo, estrazione. Sotto quale profilo? Chi va materialmente a farsi dare la copia e a farla, perché credo che la Corte d'Assise d'Appello... Vabbè, allora... Noi siamo, se del caso... Certo, siete onerando la difesa... di fornire alla cancelleria della Corte d'Assise... Supporto se necessario. Il supporto... necessario per l'estrazione della copia. Questo formalmente l'abbiamo fatto dopo che la persona offesa non è obbligatoria la sua presenza. Dobbiamo procedere con l'esame di Natale o con il pubblico ministero? Lei la scelta. Era stato detto da lei, mi pare, Presidente, che intendeva cominciare con lui. Io non ho problemi. Io non sono, forse se l'avevo detto. Va bene. Però l'ordine assunzione delle prove è del pubblico ministero in questa fase. Per me possiamo cominciare. Possiamo cominciare con il test Nicassio? Sì. Giudice, posso una cosa? Così risolviamo anche questo. Tra il test che oggi ha giustificato la sua presenza col certificato medico è l'Orusso Michele. L'Orusso Michele è attualmente indagato per lesioni nei confronti di Natale e di Elder, con richiesta d'archiviazione che la settimana scorsa ci è stata notificata e naturalmente provvederemo a fare atto di opposizione. Quindi lo dovremmo sentire? A mio avviso sì, con l'assistenza. Oggi avrei fatto la questione. O come test assistito o come imputato di reato connesso, sì. O persona sottoposta a indagine per reato connesso. Lesioni commesse quando sarebbero state commesse in occasione sempre dell'arresto? Sì. Vabbè, quindi è imputato 210 allora. 110 non lo so perché qui non ci sono lesioni. Però il contesto è analogo. 210. Contesti 210. Ah, 210. Sì, 210. No, avevo capito. No, 210 CPP. Sì. Quindi non 197 bis, no, questo era il problema. No, non c'è un decreto di archiviazione. Non c'è decreto di archiviazione. Quindi andiamo su in 210 a tutti gli effetti, va bene. Al riguardo le deposito Quindi per la prossima citazione il pubblico ministero procederà a citarlo con quelle forme. Lo stralcio di E e la descrizione di Lorusso e salvati. Altro che la richiesta per il reato di lesione. Stiamo parlando di una persona, non c'è bisogno di dire tutto il resto. Stiamo parlando di uno. Ascolti, giudice, lo vuole? Le produco il certificato per la giustificazione di oggi? Sì, di Lorusso. Grazie. No. Allora diamo atto che il pubblico ministero deposita certificazione del attestante l'impedimento di Lorusso a presenziare all'odierno dibattimento. Va bene. E che la difesa deposita provvedimento di iscrizione nel registro ex articolo 335 CPP. Le ho dato il certificato, ne ho un'altra copia qui? O ho sbagliato a consegnarle? 23 maggio oggi, è giusto insomma. Se ne ha una copia. Sì, forse ne avrà mandato due copie, ma qua, è qua. No, mi hanno fatto la notizia. Va bene. La difesa di parte civile deposita. Allora, il Tribunale prende atto di ciò e invita il Pubblico Ministero a citare per la prossima udienza il test Lorusso nelle forme di cui all'articolo 210 Codice Procedura Penale. Procediamo a sentire Nicassi allora. Allora, diamo altresì atto che il Tribunale autorizza le riprese video del dibattimento e che... Sentite le parti che nulla oppongono e
è che il teste Nicastro ha espresso il proprio dissenso ad essere ripreso in volto, cosa di cui viene reso edotto l'operatore presente. Va bene, allora legga la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Nome, cognome, grado e dove presta servizio? Maresciallo Nicastro Michele, effettivo alla stazione Carabinieri Roma Alessandrina. Risponde alle domande del pubblico ministero. Prego, pubblico ministero. Allora, buonasera. Buonasera. Dobbiamo andare con la mente alla mattina del 26 luglio del 2019. Nella notte tra il 25 e il 26, lei sicuramente ricorda, Cercella Regamario aveva subito un accoltellamento. Cosa succede? Mi chiedo scusa, purtroppo la persona offesa deve lasciare l'aula perché deve essere sentito come testa in questo procedimento. Quindi se lo tenete un attimo fuori, volete anche utilizzare la camera di consiglio, va bene. Però però è teste in questa fase. Per questa audizione no. La genuinità della prova prevale, la tutela della genuinità della prova. Quindi allora diamo atto che è presente Natale, Jort Gabriel Christian, che viene però appartato poiché deve essere sentito come teste. Poi dopo che è stato sentito può rimanere tutto il tempo che vuole, ovviamente. Allora, prego. Dunque, dicevamo, cosa ricorda di quella mattina, che cosa ha fatto, dove si trovava, quando è stato chiamato, se è stato chiamato? Allora, io ero libero dal servizio perché avevo 2-3 giorni di riposo, sono stato chiamato intorno alle 5 della mattina più o meno da un collega che mi aveva avvertito appunto che il vice brigadiere Cercello era stato accoltellato e quindi mi diceva di recarmi in ospedale. Al Santo Spirito. Lei c'è andato? Sono andato, sì, da casa direttamente sono andato in ospedale. Quindi lì ho appreso purtroppo del decesso del... A che ora ci è arrivato più o meno? Il tempo da... potevano essere 5:30, 5:40. Più o meno. Quanto è rimasto lì? Adesso non ricordo esattamente quanto sono rimasto. Ricordo solo che dopo dall'ospedale... mi sono portato in caserma. Nella sua caserma? Nella mia caserma, cioè? A Piazza Farnese, dove all'epoca dei fatti prestavo servizio. Come Mario? Sì, anche Mario, certo, era certo. La stazione Farnese. Sì. Vabbè. Era una stessa quindi stazione. Torna a stazione Farnese. Torniamo alla stazione Farnese. Lei e chi? Ecco, la maggior parte delle persone, dei colleghi che eravamo in ospedale, il comandante ci aveva chiesto di ritornare in caserma, che non era più... Comandante quale? Il luogotenente Ottaviani. Quindi il comandante della stazione. Il comandante della stazione ci aveva chiesto di ritornare insomma in caserma. E da lì succede qualcosa? Rimanete lì? Da lì siamo rimasti più o meno un'oretta, circa un'ora all'interno della stazione e poi... ci avevano chiesto a me allo russo di raggiungere Variale al nucleo investigativo perché doveva essere ascoltato, doveva essere sentito siccome era solo per stargli vicino, insomma, per sostenerlo in pratica avevano chiesto a noi di raggiungerlo al nucleo investigativo. A che ora arrivate, lo ricorda, al nucleo investigativo? Penso verso le 7:30 più o meno di mattina. Uh-huh. E cosa trova quando lei arriva al nucleo investigativo? Siamo arrivati contemporaneamente, sia io e lo russo che Variale. Variale era stato accompagnato da una pattuglia con i colori, ora non ricordo la stazione. Con i colori di istituto? Con colori di istituto, sì. Mi scusi, ma... No. Vabbè. Quindi arrivate insieme? Siamo arrivati insieme, succede? Praticamente. Abbiamo, naturalmente, Variale era sconvolto perché per quello che era successo da poche ore. Abbiamo atteso nei pressi dell'ingresso del nucleo investigativo... quindi vicino al corpo di guardia in pratica, capirci? E poi è venuto un collega del nucleo investigativo che ci è venuto incontro, insomma, ci è venuti a prendere. Quindi abbiamo seguito il collega, io lo russo e Variale. E dove siete andati? Siamo andati in vari uffici, io ricordo che all'inizio siamo stati nei pressi del cortile della settima sezione, nei pressi quindi delle macchinette, siamo rimasti lì.
Allora, il test alle scorse udienze noi abbiamo visto delle fotografie. Sì. Entrando da una porta carraia c'è un livello più alto e poi ci sono delle scale dove si scende. No, lei è entrato da lì? No, noi siamo entrati dall'ingresso pedonale, in via Inselci praticamente. Ah, via Inselci, ho capito. Da via Inselci. Quindi avete stazionato per un po' davanti a queste macchinette, più o meno fino a che ora? No, non lo ricordo sinceramente. Non se lo ricordo. Succede poi qualcosa? Arriva qualcuno? Arrivano persone? Arrivano altre persone? C'erano altri colleghi, la maggior parte che io non conoscevo, essendo appunto un reparto esterno, dove io non presto servizio. Però c'erano anche altri colleghi che conoscevo sia all'epoca dei fatti che adesso. Sia della stazione Farnese, sia di altre stazioni? Della stazione Farnese eravamo solo io e lo Russo. Ah, quindi quando parla di altri colleghi avevano prestato servizio a Farnese e che in quel momento stavano al nucleo operativo centro, tipo Salvati, De Marco, questi qua. Va bene, ho capito. Lei era presente quindi quando è arrivato Natale Gabriel Christian? Sì. Natale Hjort Gabriel Christian insieme a Elder, arrivare? Allora, io non li ho visti arrivare immediatamente, cioè nel senso, io ero all'interno del corridoio, ho sentito un vociare, quindi ho intuito che fossero arrivati, insomma. Sono rimasto un po' nel corridoio, dopo qualche istante sono entrato nella stanza perché non vedevo più Variale, quindi diciamo l'ho seguito. Sono entrato all'interno della stanza, dove sono stato circa 5 minuti più o meno. Della stanza, cioè come l'ha individuata questa stanza? Chi si trovava in questa stanza? C'era parecchia gente all'interno della stanza. Sì, Variale si trovava all'interno di questa stanza? Sì, Variale c'era. E c'era anche uno dei due imputati del processo poi che c'è stato dopo dell'omicidio, c'era Natale, c'era Natale. C'era Natale. Due, no, c'era, uno c'era solo Natale, io ho visto solo c'era Natale. C'era solo Natale. Allora, se ci descrive... esattamente, innanzitutto se ci colloca come orario questo, se è in grado di collocarlo come orario questo suo ingresso nella stanza. Poteva essere intorno a mezzogiorno, 11:30, mezzogiorno. Più quindi o meno. Era andata avanti la mattinata, lei sì. era un bel po'. Era un bel po' che noi eravamo arrivati lì, sì. Quando lei entra nella stanza, sì. per favore, cioè uno sforzo di memoria, questo certo. È il favore che le chiedo, ma ovviamente lei è un test. Se ci descrive sì. Per filo e per segno la situazione materiale. Allora, sì. Va bene. Allora, all'interno della stanza. Scusi, interrompo pubblico ministero. Vorrei anche per capire meglio, qua c'è una fotografia che certo, dovrebbe essere questa la stanza. Ausilio. Vediamo se la riconosce. Se riconosce la stanza e se mi dice da quale delle due porte che si vedono qua si entra al corridoio, perché se è una delle due, ecco. Mi chiedo scusa per l'interruzione, ma volevo rendermi conto un pochino meglio. Sei in grado di dire allora, la porta interna? Quindi diamo atto allora che il test descrive, indica che nella foto 18 acquisita agli atti, ritrae la stanza e che la porta è quella, diciamo, laterale, esatto. La più a destra che si vede dalla foto. Cioè, per capirci, non dalla porta finestra che dà sul cortile. Bene, quindi che una porta quella interna. Sarebbe alle mie spalle, sì, guardando questa foto. Okay. Esattamente. Quindi è una porta interna, giudice. Da una delle due porte che ci sono, di queste due, sa qual è esattamente? Se ne vede una laterale e una più centrale. Che dà sul corridoio. È una porta, giudice. Forse l'altro è un armadio. È un armadio quella. Ah, porta è una sola. No, è vero. Una sola, giudice. Maniglia c'è, almeno la maniglia è una, quindi quella in fondo è un armadio. Vabbè. Mi pareva di ricordare ci fosse sì, una porta e una porta. Quindi una porta sola. Allora, quindi la porta in fondo. Allora, lei entra lì. Perfetto. Dentro. Sì, sono rimasto nei pressi dell'ingresso, diciamo, della stanza. Soglia? Sì. Nei pressi? No, all'interno, però, sempre nei pressi. Quindi vicino alla porta. Vicino alla porta, sì. Cosa vede? Quante persone ci sono? C'erano una trentina di persone almeno. Dentro quella stanza? All'interno della stanza. E cosa faceva? Allora, erano tutte intorno, diciamo, alla stanza, alle pareti della stanza. C'era Natale al centro, che era seduto, era ammanettato, con la benda sugli occhi. E c'era Variale vicino, che gli faceva delle domande. Si ricorda che tipo di domande? Come si chiamava... poi ricordo anche gli fece una domanda su una felpa rosa, su una felpa, gli chiedeva dove era questa felpa, io non sapevo il motivo per cui gli chiedesse proprio di questa felpa qui. Aveva in mano qualcosa, Variale? No. Non ci ha fatto caso? Non ci ho fatto caso. Non ricorda se avesse in mano un cellulare? No, non lo ricordo questo.
Senta, questo colloquio fa colloquio, fa queste domande, questo, sì, queste domande che Barriale fa a Natale. Lei per quanto tempo ha assistito a questa scena? Io sono stato 5 minuti in tutto, all'interno della stanza. Mentre accadeva questo, gli altri cosa facevano? Niente, ascoltavano, parlavano fra di loro, ripeto, c'era parecchia gente all'interno. C'erano persone in divisa? C'era qualcuno in divisa, ma non le ricordo. Lei li conosceva? No, quelli in divisa non li conoscevo, perché ripeto, di Farnese eravamo tutti in borghese. Lei ha detto alcuni li conosco, alcuni non li conoscevo. Sì. Ricorda se ha riconosciuto qualcuno all'interno della stanza, oltre Varriale, evidentemente? De Marco, Salvati. De Marco, Salvati, stavano dentro? Sì. Uh-huh. Erano vicini a Varriale o vicini a lei? No, questo non me lo ricordo, sinceramente. Non... Ha detto che le persone parlavano tra loro? Sì. E ascoltavano? Sì. Cioè, alcuni ascoltavano, altri parlavano tra loro? Sì, poi ripeto, è stata una cosa così rapida, così veloce, perché io poi sono uscito subito, praticamente. Come mai ha preso questa decisione di uscire? Sono uscito perché non aveva senso la presenza mia lì in quel momento. Cioè. Senta, lei quando ha visto l'immagine di questo ragazzo, sì, ammanettato e con la benda sugli occhi, ha pensato che ci fosse qualcosa di non consueto? Qual è stata la sua, diciamo... Sicuramente era una circostanza che non avevo mai visto. Però, non l'aveva mai visto. Sinceramente non... Ma questo ragazzo, Natale, sì, quando lei lo ha visto, sì, ammanettato e bendato, si lamentava, urlava? No, era semplicemente spaesato. Era, ecco, spaesato perché appunto perché, c'era... Cioè, come fa a dire che era spaesato? Da cosa lo ha arguito? Perché c'aveva tanta gente attorno, si girava, guardava intorno, insomma. Guardava, si era bendato? Cioè, nel senso, si... Cercava di capire... La circostanza, ecco. Ma rispondeva alle domande di Barriale? Sì, sì, rispondeva. Rispondeva tranquillamente o si lamentava? No, non si lamentava, rispondeva. Rispondeva tranquillamente. Sì. Lei ha notato se parlasse in italiano, se parlava un po' in italiano e un po' in inglese, se parlava fluentemente? Parlava in italiano. Lei ci ha detto era tranquillo nell'eloquio, parlava, sì, tranquillamente, sì, compatibilmente con la situazione. Certo. Lei ha assistito al momento in cui è stata messa la benda, no, sul volto di Natale? No. Ricorda se Barriale ha fatto un video? Allora, io... Ho appreso in un secondo momento che si trattasse di un video. Non ho notato che Barriale in quel momento stesse facendo un video. Che cosa ha notato? Allora, quando sono uscito all'esterno della stanza, sì, dopo qualche minuto è uscito pure Barriale. Sì. Barriale mi sempre ha chiesto... nel corridoio? No, dalla porta finestra. Questa volta dalla porta finestra? Dall'altra cortile. Parte, in pratica. Quindi sì, nel lei cortile. L'ha attraversata la stanza? Per uscire sì, sono uscito, ecco, dalla porta finestra. Sono quindi entrato. Lei, che ci ha detto prima, sono rimasto vicino alla porta, poi a un certo punto se ne va invece, sì, e passa attraverso la stanza. Ho attraversato la stanza, no, insomma, per uscire. E quindi? Dopo qualche minuto mi ha raggiunto Barriale, sì, che mi ha chiesto di confrontare due voci. Cioè, nel senso, mi ha fatto sentire, lui proprio ha preso il suo telefono e me l'ha messo vicino all'orecchio. Ha detto, senti questa voce qui. Ed era la voce dell'audio della telefonata, della prima telefonata tra Brugiatelli e Natale. Poi mi ha detto, senti quest'altra voce. Ed era, scusi, lei ora lo dice, ma questo è un processo diverso da quello precedente. Okay. Quindi era la chiamata con cui Brugiatelli e Natale si dicevano cosa? Si accordavano appunto per lo scambio, per recuperare la borsa. Lo zaino? Lo zaino, sì. Va bene, quindi le è stato chiesto da Barriale di paragonare la voce di questa conversazione con quella che poi in un secondo momento ho scoperto essere un video, perché io in quel momento non ho visto, perché ripeto, ha fatto la stessa cosa che ha fatto col primo audio. Cioè in mia... quel momento quando stava nella stanza, dice, non ha visto che registrava.
No, quando me l'ha fatto ascoltare non ho visto il cellulare di Variale, ha fatto la stessa cosa, cioè mi ha messo il cellulare sull'orecchio anche sul video e io pensavo fosse una registrazione, cioè io ho scoperto del video in pratica quando è diventato virale, ecco. Però io prima le ho chiesto, lei ha visto Variale con in mano qualche cosa, ha visto che registrava, ha visto che faceva video, quindi lei finché è stato lì dentro non l'aveva notato? No, non l'avevo assolutamente notato. No, le dico questo perché quando, si ricorda che lei è stato anche sentito da me? Certo. Un pomeriggio caldissimo del 2 agosto del 19 e lei ha risposto, voglio dire, prima di uscire dalla stanza ho visto che Variale ha fatto un video con l'intento di farlo parlare per sentire la voce del Natale. Quindi il suo ricordo adesso invece è che lei si è risposto dopo? Questo ci vuole dire? Non me lo ricordo questo video, cioè non ricordo il momento in cui Variale ha fatto questo video, cioè non l'ho proprio notato che Variale facesse un video, ecco. Però dopo invece usciti lei ci ha detto, Variale le ha chiesto di fare questo confronto. Sì, mi ha chiesto di appunto confrontare le due voci, mi ha detto ma secondo te è la stessa voce, è la stessa persona che... Va bene, ho capito. Senta, lei poi è rientrato nella stanza? No, io non sono più rientrato nella stanza. Che ha fatto dopo lei? Sono rimasto fuori nel cortile. Fino a quando più o meno? Beh, noi siamo rimasti fino a mezzanotte addirittura, quindi... Siamo andati a mensa, abbiamo fatto diciamo altre cose. Quindi perché comunque Variale si spostava dopo nei vari uffici per tutte le incombenze appunto del caso. Quindi non l'abbiamo, cioè io non l'ho più seguito, ecco. Lei non ha più seguito Variale? Variale, sì. Non l'ha più seguito, no. Però è rimasto da quelle parti. Sono rimasto da quelle parti. Sempre per la prima indicazione ricevuta di sostenerlo, quindi se avesse avuto bisogno mi avrebbe sicuramente chiamato. Va bene. Altre domande pubblico ministero? No, ho finito, grazie. La parte civile. Grazie. Avvocato Alonzi, difesa Natale. Vorrei una precisazione. Lei quando arriva in via Inselci, sì, va nel corridoio antistante la stanza, quello dal quale poi le è stato mostrato? Sì. Quando vede Natale? Nel corridoio o nella stanza? All'interno della stanza. È sicuro? Sì. Procedo il giudice a contestazione del verbale del 2 agosto al quale ha fatto riferimento Aurora, il pubblico ministero. Quando è arrivato il Natale io mi trovavo già in via Inselci, nel corridoio della prima sezione. È arrivato ammanettato e ho pensato potesse essere un soggetto coinvolto e di interesse investigativo rispetto all'omicidio del collega Cercelli. Quindi sembrerebbe da questo che lei dice che lei lo vede arrivare, che lo vede nel corridoio. Vabbè, che lo vede arrivare. Non ricordo questa circostanza, sinceramente. Sono pure passati 3 anni, quindi non... 3, 2, 3. Va bene. La contestazione è stata fatta, se ne terrà conto. Nel corridoio quanta gente c'era? No, questa non me la ricordo. Posso dire che quando è arrivato c'era tanta gente, quindi continuo su questo tema, sembrerebbe da questo... che lei è nel corridoio e quando è arrivato Natale nel corridoio c'era tanta gente. Ripeto, si ricorda? No, non me lo ricordo, è già risposto. Ma si ricorda meglio oggi o allora che erano passati 3 giorni? Non ho capito come. Si ricorda meglio ora o il 2 agosto erano passati 3 giorni rispetto ai fatti? Beh, certo, sicuramente. E qua è abbastanza circostanziato, dice io stavo nel corridoio, vedo. Adesso, oggi, ad oggi, questa circostanza non me la ricordo. Ok. Perché poi, dice, io l'ho visto quando era già dentro, poi sembrerebbe, perché lo faccio in estrema chiarezza, è rimasto un po' nel corridoio con tutte le persone che lo accompagnavano ed hanno atteso insieme al Natale prima di entrare nella stanza. Cioè, volevo un attimo chiarire tutto. Allora, io l'immagine che ho ad oggi è di Natale già all'interno della stanza. Questo mi ricordo oggi, poi se ho detto queste cose il 2 agosto... capito maresciallo, io sono costretto perché... No, per carità, no, però se lei mi chiede cosa ricorda oggi, io la visione che ho oggi è di Natale all'interno della stanza, già all'interno della stanza. M'ha notato... Già all'interno della stanza è già ambendato, mi pare di capire.
E quindi è inutile, però devo procedere, giudice. Sempre io faccio la contestazione, avvocato. Nell'ambito di questa. Le faccio un'altra domanda. Si è annotato. Sinceramente, vi invito comunque ad andare al tema del procedimento, che poi tutte queste situazioni di contorno hanno un significato molto marginale. Le spiego, giudice, qual è il mio. Siccome c'è chi dice che era esagitato, invece lui lo vede, lo descrive nel corridoio, non esagitato ma spaesato. Sì, chiaro, quindi, chiaro. Vabbè, ma era stato chiaro da questo punto di vista, quindi insomma. Dal poco che ho potuto vedere mi è sembrato una persona del tutto inconsapevole e smarrita di tutto quello che stava accadendo. Si riferisce a Natale. All'interno della stanza, sì. Nei 5 minuti che ci sono stato. Però questo è legato immediatamente alla descrizione che sembrerebbe da qua essere fatta in relazione al corridoio. Perché a me è rilevante per il tema di quando lui lo vede. Perché continuo. Dopo quella che le ho appena letto, come detto, è stato nel corridoio poco tempo, perché subito è entrato nella stanza insieme ad alcuni colleghi carabinieri che io non conosco, visto che non lavora a via Inselci. Quindi sarebbe, Natale sarebbe entrato nella stanza dal corridoio, secondo voi, sì. E non dalla porta finestra esterna. Certo. Vabbè. Siccome sì, vabbè, ha capito il giudice, no? Anche rispetto a quello che hanno detto altri l'altra volta. A fini di chiarezza. Quindi quando lei entra, secondo quello che ricorda oggi, c'è Natale all'interno della stanza bendato. Sì. E, dice qualcosa, è in cerca di variale, che fa lei? Perché entra in quella stanza? Non ho capito. Perché cercavo variale, appunto. Ok. Che era vicino a Natale, okay. In quel momento, quando io sono entrato. Senta, chi faceva domande al ragazzo? Solo Natale o qualcun altro? Solo variale. Solo variale, scusate. Io ricordo solo variale. Vi posso far sentire l'audio, giudice? Ne abbiamo a disposizione ed è stato prodotto come prova nel processo. Sì. Però lui non è stato presente sempre, insomma. Ah no, è uscito no, con variale. No, lui è presente sì, quando variale fa domani. Non so se abbiamo i nostri mezzi tecnici, ce lo consentono. Proviamoci. Se volete, noi abbiamo il computer, è lo stesso che abbiamo prodotto, se tutti quanti, nessuno oppone. Che qua non so manco ci siano casse. Forse ci sono le casse nella mia stanza, nel mio ufficio, sì. Giudice, se no noi l'altra volta abbiamo fatto sempre così, avviciniamo il microfono al computer se non ci sono posizioni da parte di nessuno, tanto è quello che è stato in quella chiavetta. Altrimenti come volete voi. Facciamo così, oh? Risolviamo con mezzi agricoli. Sì. Ma no, si avvicina al microfono. Ma qua non ha manco casse questo. Il microfono te la giudice. Ah, ci abbiamo le casse. Vi chiedo scusa a nome del popolo italiano, per il Ministero della Giustizia ha comprato per i giudici le casse da gaming. Ma anche i ragazzini di 14 anni hanno queste casse, coi LED luminosi. Vorrei capire qual è l'utilità di avere questi LED luminosi. Occhio che le cose del volume è di default basso del... L'audio di là, a destra, in basso a destra. Ecco qua, metta al massimo. Ok. Sì. Se lo interrompo un attimo. Le chiedo uno sforzo, se lei riconosce, perché sono due le voci. Questa è la voce di variale. Questa è la voce. Vabbè, sentiamolo un attimo, procediamo, prego. Sì. Questa è un'altra voce.
sulla prova salute sarà. Quante voci ha riconosciuto la voce di Variale? Sì. Quello che ha fatto la domanda sulla Verpa Rosa è Variale? Sì. E quello che... L'altra voce non la riconosco, sinceramente. Non la riconosci. Quindi c'è stato uno che, quello, sì, che ha chiesto da quanto tempo sei in Italia, mi pare. Sì, però... Quindi questa voce... Variale lo conosco da diversi anni, quindi... Va bene. Senta, ha visto qualcuno trattenere per la testa il ragazzo? No, assolutamente. Perché in quel video il giudice... Nel riflesso di una cassa si vede qualcuno che prende per la testa il ragazzo? Assolutamente no. Non l'ha visto lei? No. No, perché lì si vede, capito? Io non l'ho visto. Okay. Quindi non era attento sul ragazzo lei? Guardava fuori? Non l'ha visto. Io non l'ho visto. No, ho capito. Voglio capire dove guardava. Se non l'ha visto, siccome sta là dentro, sta accanto a Variale, voglio capire... No, io non guardava. Sto accanto a Variale. E dove sta? Chiedo scusa, Presidente. È un'opposizione tecnica, poiché noi abbiamo visto più volte il video, noi non abbiamo veduto questa circostanza. Quindi no, non vorrei che si inducesse il test a ritenere che questo è un dato certo, okay, perché questo dato può essere anche non suggestiva è, come domanda, e quindi non è ammessa da parte della parte civile. Va bene. Anche perché il test è test di tutti, quindi nessuno ha diritto di porre domande suggestive a lui. Senta, chi sono De Marco e Salvati, a quale lei ha fatto riferimento? Erano due, un vice brigadiere e un carabiniere scelto, che erano entrambi a Piazza Farnese prima. Ah, erano a Piazza Farnese con voi? Allora, De Marco sì. Quando De Marco io... com'è il nome? Giuseppina. Ok, quindi era la sua collega di Piazza Farnese. All'epoca dei fatti era già andata via, quando è arrivata come prima destinazione a Piazza Farnese, cioè è arrivata a Piazza Farnese come prima destinazione. Ma al momento del 26 luglio 2019 era a Piazza Farnese? No, non prestava già più servizio a Piazza Farnese. L'altro Salvati chi è? Salvati PMZ, cioè nucleo operativo Roma Centro. Anche Salvati Cristian? Cristian, sì. Ok. Senta, ma quindi di effettivi di Piazza Farnese... Chi c'era? Io e lo Russo. E Variale. E Variale, ovviamente. Senta, ma qualcuno vi ha proposto di rimanere dentro la stanza in tre da soli con il soggetto? Assolutamente no. Faccio riferimento, giudice, agli estratti del, immagino, delle conversazioni. Se non coinvolgono direttamente lui, non le consento le contestazioni, sono di... No, io affermazione chiesto... di terzi, poi le valuteremo ovviamente. Assolutamente sì, la formazione sì. È corretto, giudice di terzi, ma volevo capire se no, lui rispondeva. Lui dice di no. Senta, era presente qualcuno del Copasir? Del Cobar? Non lo so. Sa che cos'è il Cobar? Certo che lo so. Che cos'è? No, è una rappresentanza militare. Sa se era presente qualcuno? No, non lo so. Che intimava di stare calmi? No. Questo è sempre altra circostanza che emerge da stessa. Immaginiamo, avvocato, però non è necessario che lo comunichi al test, faccia le domande. Quindi quando lei entra già è bendato. Non ho capito perché lei esce, perché lei, così le esprimo direttamente il mio pensiero, lei ha detto viene mandato lì per stare accanto a Variale e per essere di supporto. Poi a un certo punto lei ha detto, rispondendo al pubblico ministero, vado via perché non mi sembrava più di lì, non mi sembrava più il caso di stare lì. Perché c'era troppa gente all'interno, non era il mio reparto, non era più il caso che io stavo lì dentro. Però non doveva stare vicino al Variale. Ho capito, però in quella circostanza ho visto che Variale era lì, che faceva queste domande qui, cioè nel senso non necessitava di nulla. Variale non aveva bisogno di nulla in quel momento. Senta, qualcuno in sua presenza ha intimato di sbendare immediatamente il ragazzo? No, come le ho già detto, io sono stato 5 minuti all'interno della stanza, sono uscito e non ho più visto il ragazzo. Natale io non l'ho più rivisto. No, io ho fatto un'altra domanda.
Io gli ho detto, mentre lei è nella stanza, sì, qualcuno si è meravigliato innanzitutto di questa condotta? Non ho sentito nessuno che chiedeva di sbendare o si meravigliasse, no, no, questo no. Lei l'aveva mai vista una cosa del genere? No, era la prima. L'aveva già detto io. Ah, scusate. No. Ha notato tensione? Da parte di chi? Nella stanza o fuori la stanza? Perché dei suoi colleghi che c'hanno... Erano momenti concitati, certo. Però tensione, no. Io non l'ho notato, io non l'ho visto. Sono comunque valutazioni. Sì, sì. Quindi. No, qualcuno... Se... Andiamo un po' alle domande, alle un po' più concrete. Sì. Per il momento un'altra domanda. Vabbè, la difesa. Grazie giudice. Avvocato Guerrisi per la difesa Panganaro, buonasera. Buonasera. Senta, io andrò solo su qualche precisazione. Sì. Volevo chiederle una cosa, prima rispondendo al pubblico ministero stava dicendo lei era nel corridoio, volevo sapere, prima di entrare nella stanza e nel corridoio, ricorda quante persone ci fossero insieme no, a lei? Non me lo ricordo sinceramente. Ma era vuoto oppure no, c'era lei solo? No, c'era qualcuno, però non riesco a quantificare, adesso non sono in grado di quantificarle. E quando invece è entrato nella stanza, sì, quante persone c'erano? Lei poco fa ha detto tante. Una trentina. Più o meno una trentina. Questa è un'immagine che mi è rimasta perché appunto c'era parecchia gente. Ci sa dire più o meno quanto fosse grande questa stanza? Che è quella nella foto, però. Era una stanza 30-40 metri. Cioè... Quindi comunque una stanza piccola? Piccola, sì. Senta, di queste persone, di questa trentina di persone all'interno della, sì, stanza, lei prima stava dicendo, ce n'erano anche alcune in divisa, se non ho capito male. Sì, mi ricordo una persona in divisa con lo stivale, quindi penso qualcuno del radiomobile, però... Ha visto per caso il grado di queste? No, assolutamente. Quindi non sa dire se fossero suoi superiori, immagino di sì, però... Immagino di sì, però non so dirle con certezza se lo fosse. E delle persone che lei conosceva, a parte Varriale, sì, e Salvati e De Marco, c'erano altre persone? Ma all'interno sempre della, sì, stanza? Sì, sempre all'interno della stanza. Io non ricordo più nessuno che conoscesse all'interno della stanza. Lo Russo era con lei? Lo Russo era all'interno della stanza, sì. Quindi c'era anche Lo Russo? Sì, c'era anche Lo Russo. E Lo Russo è uscito insieme a lei o è rimasto nella stanza? No, non me lo ricordo, assolutamente questo no. Senta, quando lei esce dalla stanza, ha detto poi Varriale le mostra, le fa sentire questo video. Dopo quanto tempo Varriale esce dalla stanza? È uscito più o meno 5 minuti dopo che sono uscito io. Quando lei esce, ha detto, se non ho capito male, si porta nel cortile esterno. Esatto. Ricorda quante persone fossero presenti all'interno no, del cortile? Non me lo ricordo. Anche lì? Tante, poche, era vuoto, c'era qualcuno? No, c'era gente, sì, c'era qualcuno, c'era, però non ricordo se fossero, diciamo, lo stesso numerico di quelle che erano all'interno, questo non glielo so dire. Senta, Lo Russo è entrato insieme a lei nella stanza, se lo ricorda? Non voglio sbagliarmi, ma penso che Lo Russo sia entrato prima. Ricorda se fece o disse qualcosa a Lo Russo? No. Quando entrò nella stanza, ricorda se qualcuno disse, a parte Varriale che poneva le domande, ricorda se qualcuno disse qualcosa in relazione a qualcuno... pronunciò qualche frase, disse qualcosa? No, non ricordo. E nel momento in cui è arrivato il Natale, se non ho capito male, lei non è entrato subito, però ha percepito il momento in cui i fermati sono arrivati, sì, al nucleo, corretto? Esatto, sì, sì. Nel momento in cui i due fermati sono arrivati, anzitutto lei li ha visti entrambi quando sono arrivati? No, io ho visto solo Natale. Solo Natale. E quando sono arrivati ricorda cosa accadde, se accadde qualcosa? Io ho sentito solo un gran vociare, quindi... Che significa un gran vociare? In che senso? Un po' di concitazione, di voci appunto. Quindi ho collegato subito che fossero appunto arrivati fermati. Mi può precisare? Nel senso, un gran vociare, nel senso che ricorda se dicevano o affermavano qualcosa, dicevano qualcosa, cosa si diceva, che tono veniva utilizzato?
No, sì. Che il gran vociare può essere anche, cioè, è generico. Frasi in particolari non le ricordo, sentivo i colleghi che parlavano tra loro, ripeto, c'era così tanta gente che quindi il tono della voce era necessariamente alto. Va bene, per il momento non ho altre domande, grazie. Qualcuno prima della parte civile ha una domanda? Ah no, c'è un'altra domanda. Grazie, avvocato De Vita per la difesa Manganaro. Senta, com'è arrivato lei a via Inselce? Con quale mezzo di trasporto? Con la macchina di servizio. Con la macchina di servizio. Chi c'era nella macchina di servizio con lei? Io e lo russo. Lei e lo russo. Dove avete lasciato la macchina? In via Inselce. In via Inselce, proprio sulla via? Sì. Bene, e siete entrati all'ingresso personale? Sì. Bene, può dirci che cosa ha fatto? Lei è entrato, era in uniforme? No, io no. Lei era in borghese? Ero libero dal servizio. Lei era libero dal servizio, anche lo russo? Sì. Benissimo, quindi siete entrati dall'ingresso di via Inselce, che cosa ha fatto? Siamo entrati praticamente, siamo arrivati come dicevo prima insieme a Variale, quindi siamo entrati tutte e tre insieme. Variale era in borghese? Sì. Benissimo, quindi siete entrati tutti e tre insieme e che cosa avete fatto? Avete preso e siete saliti le scale? Siamo entrati unitamente, io, Variale e lo russo in borghese, la pattuglia che l'aveva accompagnato, naturalmente erano in divisa perché erano che aveva accompagnato Variale. Che ha accompagnato la pattuglia Variale. Era una PMZ alla stazione Farnese, no, era radiomobile, cos'era? Non Roma so Centro? Proprio chi sia, non so proprio. Ricorda che tipo di vettura fosse quella su cui viaggiava la pattuglia? No. Era piccola, grande? Assolutamente. Comunque aveva i colori di istituto. Sì, sì. Benissimo. Quindi c'era anche la pattuglia e siete entrati dal portone d'ingresso di via Inselce, quello pedonale. Quello pedonale. E cosa avete fatto? Abbiamo aspettato, siamo rimasti vicino al corpo di guardia. Sì. La pattuglia poi si è sganciata, è andata via. Abbiamo atteso che venisse un collega del nucleo investigativo, non ricordo naturalmente chi fosse assolutamente, che ci è venuto a prendere. Quindi vi è venuto a prendere, ricorda se era un carabiniere, un appuntato, era un maresciallo? Era un borghese, un nucleo investigativo. Comunque era un carabiniere del nucleo investigativo. Sì. Ma quando voi siete arrivati vi siete fatti annunciare e quindi è sceso e è arrivato questo carabiniere? Presumo che l'abbiano avvisato. Chi l'ha avvisato? Non lo so, sapevano sicuramente che Variale l'avrebbero portato. Voi avete interloquito con il carabiniere al corpo di guardia? No. No? No. Lì quando si entra, c'è questo portone, si entra e c'è un vetro e dietro normalmente ci sono uno o più carabinieri. Sì. Avete interloquito, avete detto siamo qui e quindi loro hanno chiamato il nucleo investigativo? No, io non ricordo di aver interloquito con il collega quindi a un certo punto scende un carabiniere e salite. Sì. E dove andate? Siamo andati all'interno, adesso non mi ricordo di quale ufficio, non mi ricordo se siamo andati subito, siamo andati nel corridoio, nel cortile della settima, dove ci sono le macchinette. Nel cortile della settima. Senta, una domanda, quando lei è entrato si è dovuto identificare? Non ricordo di essermi identificato. Senta, quando lei prima ha detto di essere a un certo punto uscito dalla stanza perché c'erano troppe persone e quindi ha ritenuto non necessaria la sua presenza e è andato fuori, insieme a lei in quel momento sono usciti altri militari? Non me lo ricordo. Solamente lei è uscito? In questa circostanza non me la ricordo. Senta, ricorda se qualcuno abbia invitato i militari presenti che non avevano ragione e indispensabilità dall'essere presenti ad uscire, a lasciare la stanza? Non ricordo nessuno che ci dicesse di uscire dalla stanza. Lei conosce il luogotenente Caforio? Di nome sì. Di nome sì. E per caso lo ha veduto all'interno della stanza? No. Non lo ha veduto. No. Senta, nella stanza c'è un momento in cui ha visto che volevano entrare altre persone, ma erano già in troppi e quindi attendevano per poter entrare nella stanza? No, questo no. Senta, poiché c'erano 30 persone, mi rifaccio a quel che ha detto lei prima, c'erano 30 persone, c'era il fermato disorientato, bendato e seduto. Ricorda di cosa si stesse parlando, cosa dicessero alcune delle persone presenti, al di là delle domande rivolte al... No, assolutamente, io ricordo solo queste domande che poi sono quelle diciamo del video. Senta, ricorda se qualcuno abbia fatto commenti, abbia usato espressioni aggressive, offensive? No, assolutamente no. Ricorda se... Davanti a me assolutamente no, poi deve...
se posso, era anche una circostanza particolare, avevamo perso un amico da due ore, quindi non è che ponevo troppo l'attenzione su altra gente. Ricorda se qualcuno dei suoi colleghi stava piangendo? Quasi tutti piangevano, piangevo pure io, tutti, quasi tutti. Grazie, non ho altre domande. Va bene. Il Ministero domande di risulta? Nessuna, grazie. Parte civile? Una. Prego. Una su questo chiarimento che lei ha detto, l'avvocato di parte civile dell'imputato ha chiesto quando lei si accorge sono arrivati i due fermati, e lei ha detto ha avuto la percezione. Vorrei che chiarisse questo concetto, questa percezione come la giustifica e dove... Dal vociare. Dal vociare, sì. No, sì, questo cioè, volevo chiarire sì, se... Dal forte vociare ha capito che stava succedendo qualcosa. Lei stava nel corridoio. Sì, ero sempre nel corridoio. E quindi ha sentito da queste voci, ha pensato... ho collegato subito che fossero arrivati, sì. Perché lei sapeva che l'avevano arrestati e che stavano portando sì, lì, certo. Quando lei sì. sapeva dell'avvenuto arresto, perché all'inizio si parlava di magrebini, sì. quindi lei ha inferito da questa circostanza. Un'unica precisazione proprio su questo discorso delle persone, lei ha detto 30, giustamente l'avvocato De Vita ha fatto riferimento a questa solo perché c'è una lieve differenza rispetto al verbale del 2 agosto. Quando gli è stato chiesto quante ce n'erano nella stanza, lei ha detto era piena di gente, minimo una ventina di persone. Beh, insomma, quindi erano devo dire 27, giudice, ho fatto sì, ne pigliamo atto, ma insomma, non mi pare che ci sia contrasto tra quello che ha detto oggi. Non erano 100. No, scusate, prego, avvocato, l'ho preannunciato che non era la differenza della regina, però dicevo era più verso 20 o verso 30, perché minimo 20 significa che possono essere anche 30. Lei oggi ricorda che siano... E ho già precisato che sarà una trentina. Che è più o meno conforme a quello che ci hanno detto gli altri. Grazie. E su questo, Presidente, sì, solo per dire, in occasione dell'udienza dibattimentale del procedimento principale dove lei è stato sentito, ha affermato testuali parole, erano presenti una trentina, quarantina di persone, come ricorderanno. Ma non c'era contrasto con quello che aveva affermato prima. Quindi, grazie, le può andare. Allora facciamo una piccolissima pausa di 30 secondi, il tempo anche di dare la possibilità al difensore di parte civile di parlare col suo assistito per vedere anche in relazione alla richiesta dell'operatore di riprendere. Grazie. Sì, possiamo parlare.